Allora, ieri abbiamo cominciato a parlare dei bipoli statici. Quello che facciamo oggi inizialmente è introdurre alcuni dei bipoli statici più importanti, che poi ci troveremo ad affrontare negli esercizi che via via ricordo. Allora, ricorderete cosa sono i bipoli statici? Sono bipoli la cui caratteristica è espressa da un legame algebrico che può essere graficato tramite una curva caratteristica nel piano tensione corrente. Allora, il primo bipolo statico che introduciamo è il resistore lineare. Esso è un bipolo indicato con questo simbolo che ora vi sto insegnando. Che è specificato, individuato, da un numero reale positivo, diciamo non negativo, non cioè uguale a 0, detto resistenza del resistore lineare, tale che, facendo la convenzione del utilizzatore su questo bipolo, quindi chiamando I con R la tensione e la corrente sul bipolo con questi riferimenti, dicevo tale che la caratteristica del bipolo risulta essere questa. Tensione I con R proporzionale alla corrente I con R tramite appunto questo valore R di resistenza del bipolo. Badate, questa è la caratteristica supponendo di aver fatto la convenzione dell'utilizzatore. Se avessi fatto la convenzione del generatore, la caratteristica sarebbe stata V con R uguale meno R per I con R. Forse ci sarebbe stato un segno meno con l'altra convenzione. Benissimo. Da questa definizione capiamo immediatamente che le dimensioni della resistenza della quantità R sono pari a volt su ampere. No, da questa relazione vediamo immediatamente che l'unità di misura della resistenza è pari unità di misura della tensione, cioè volt, diviso unità di misura della corrente, cioè gli ampere. Questa unità di misura prende il nome di ohm, simbolo omega maiuscolo, ohm si scrive OHM, il simbolo è appunto omega maiuscolo. Okay. Bene, io posso anche graficare questa caratteristica. Se io metto nel piano tensione corrente V con R con R, questa caratteristica è rappresentata evidentemente da una retta che passa per l'origine. No. La dipendenza, questa è V con R uguale R per la curva di quindi questo, ovvero se volete, se la volete diciamo nella forma che abbiamo messo in generale l'altra volta, F uguale 0, F uguale 0, dovremmo scrivere questo, I con R meno R I con R uguale 0. Dicevo, è una retta passante per l'origine la cui pendenza è pari proprio a R. No, allora, domanda, rispetto alle definizioni che abbiamo dato ieri, ricordate, no, sulle proprietà di bipoli statici,
cosa possiamo dire? Per esempio, questo bipolo, secondo voi è attivo o è passivo? Passivo. Il bipolo è passivo, dite giustamente. E infatti, avendo fatto la convenzione di utilizzatore, la caratteristica giace tutta nel primo e terzo quadrato. Infatti, se io facessi il calcolo della potenza assorbita con la convenzione dell'utilizzatore S pari a prodotto di tensione per corrente, okay, sostituendo alla tensione la propria espressione, abbiamo R I con R al quadrato, ovvero equivalentemente, se io sostituisco I con R la quantità di con R su R, supposto diversa da 0, potrei scrivere I con R al quadrato diviso R. Una quantità, diciamo, maggiore o uguale di 0, supposto R strettamente 0. Poi tra poco vedremo il caso limite R uguale 0 cosa vuol dire. Per inciso vi dico anche che la quantità 1 su R, ammesso R strettamente positivo, quindi tale che abbia senso il suo inverso, la quantità 1 su R, che normalmente indicheremo con un G, è detta anche conduttanza del bipolo. Conduttanza. La quantità di misura è chiaramente 1 su ohm. Quindi questo lo potremmo scrivere anche G di con R. Questo è un bipolo passivo e siamo tutti d'accordo. Secondo voi è un bipolo controllato in tensione, in corrente? Sì, allora c'è da fare una precisazione. Se cioè la resistenza è strettamente positiva, allora questo bipolo è controllato sia in tensione che in corrente, perché data la corrente è sempre possibile unicolamente trovare il valore di tensione e viceversa. Allora posso scrivere anche con R uguale G per V con R, no, volevo trovare la relazione di tensione. Quindi supposto R è strettamente positivo, quindi strettamente maggiore di 0, quindi assumendo che abbia senso la sua, il suo inverso, quindi la conduttanza, è certamente un bipolo controllato in tensione e in corrente, quindi non c'è problema. Secondo voi è un bipolo tempo variante o tempo invariante? Anche qui la risposta è dipende. Dipende da, diciamo, da, dal valore della resistenza. Se il valore della resistenza è fisso nel tempo, allora questa curva è fissa nel tempo e quindi il bipolo è tempo invariante. Se il valore della resistenza cambiasse nel tempo, io avrei un bipolo tempo variante la cui caratteristica è sempre una retta passante per origine, la cui pendenza però cambia a seconda degli istanti di tempo. Quindi ancora un bipolo statico, però tempo variante, okay? Esistono questi casi, esistono questi casi. Allora, questo oggetto è molto importante, questo bipolo, questo bipolo statico è molto importante perché è un modello matematico che permette di rappresentare molti oggetti che poi sono usati per costruire i circuiti fisici. Ci sono degli oggetti tipo questo che sono proprio dei sono chiamati resistori proprio perché hanno una caratteristica esattamente di questo tipo qua e possono essere variamente interconnessi. Quindi se ho bisogno di una resistenza di un certo valore ben preciso, posso usare uno di questi bipoli e modellarlo in questo modo. Ma esistono anche altri oggetti che in molte situazioni possono essere rappresentati da un bipolo resistore lineare. Per esempio una lampadina in molte situazioni può essere schematizzata come un bipolo resistore lineare di opportuna resistenza, o anche un filo
questo lo vedremo, un filo può essere rappresentato da un opportuno resistore lineare sotto certe ipotesi, il cui valore di resistenza dipende dai parametri fisico-geometrici del filo stesso. Quindi poi nel proseguo del corso ci preoccuperemo di calcolare il valore di resistenza di questi oggetti, ma il concetto di resistenza inteso come dipolo della teoria dei circuiti è quello che stiamo qui mettendo in evidenza. Okay? Quindi ci servirà molto, ricorrerà molto molto spesso questo oggetto. Va bene. Altro possibile dipolo. Altro bipolo statico di nostro interesse, generatore ideale di tensione, detto anche generatore indipendente di tensione. Poi introdurremo anche i generatori dipendenti, per questo alle volte si chiama così. Comunque chiamiamolo generatore ideale di tensione per fissare le tensioni. Allora, questo bipolo è rappresentato da questo simbolo che ora vi sto disegnando. Ed è caratterizzato da una quantità e grande, reale, di segno qualsiasi, dimensionalmente omogenea con una tensione, quindi è un valore di tensione, tale per cui la caratteristica del bipolo in questione è questa, dico n è uguale e grande, cioè pari al valore di tensione e grande, a patto che la tensione dico n è sia orientata come riferimento con la freccia che punta sullo stesso morsetto identificato dal segno più del simbolo. Ok? Chiaramente se io avessi scelto l'altro riferimento per la tensione V con N, quindi con la freccia rivolta verso il basso, per capirci, avrei come caratteristica V con N uguale meno e grande. Okay. Guardate, non ho specificato il riferimento di corrente in questo, perché appunto la caratteristica di questo oggetto, di questo generatore ideale, è quella messa alla mano, cioè V con N uguale e grande, indipendentemente dal valore di corrente che circola nel bipolo stesso. Quindi per maggior chiarezza, noi lo stabiliremo chiaramente quando faremo gli esercizi anche riferimento di corrente, però a questo livello non lo voglio precisare, proprio per sottolineare il fatto che la caratteristica è quella indipendentemente dal valore che assumerà la corrente. Anche per questo si chiama generatore indipendente di tensione, perché il valore di tensione non dipende appunto dalla corrente. Volendo graficare la caratteristica, il piano V di Conè, ok, io avrò come caratteristica chiaramente una retta orizzontale del conoscente di assi, di cui V con E è pari a E grande qualunque sia il valore di corrente. Ok? Questa è la rappresentazione grande. Bene, è un bipolo attivo o passivo? È un bipolo attivo. È un bipolo attivo. Infatti la caratteristica giace nel primo e nel secondo quadrante. Quindi tensione e corrente non sono vincolate ad avere lo stesso segno, supponendo aver fatto la connessione utilizzatore,
periodo. Così siamo uguali. Giace, dicevo, il primo e il secondo quadrante, quindi tensione e corrente non hanno per forza lo stesso segno, quindi la potenza assorbita può essere sia positiva che negativa, e quindi come tale bipolo è attivo. Ok. Il bipolo può essere chiaramente anche tempo variante se il valore è grande di tensione varia nel tempo. Per esempio, noi troveremo più avanti nel corso molto spesso dei generatori di tensione in cui il valore di tensione erogata, questo è grande che ho segnato qui, ha un andamento sinusoidale nel tempo. Sono quelli, diciamo, forse più comuni come tipi di generatori, poi lo vedremo. Questo vuol dire che il valore grande varia nel tempo, positivi e negativi, secondo una funzione sinusoidale. Quindi, se volessi rappresentare la caratteristica, vedrei una retta sempre orizzontale secondo questa scelta di massa, ma che trasla parallelamente a se stessa a seconda del valore di tensione. In quel caso avrò a che fare con un bipolo statico tempo variabile. Se dove è controllato in tensione e corrente questo bipolo? Lei dice controllato in tensione, non è controllato in tensione, solo in corrente, esatto. Allora, ricordiamo qual è la definizione. Per essere controllato in corrente io devo dire che ad ogni valore di corrente corrisponde un unico valore di tensione. Questo è veramente, è certamente vero, perché qualunque sia il valore di corrente c'è un unico valore di tensione corrispondente, che addirittura è sempre lo stesso, quindi è ancora più semplice. Viceversa, non è vero il contrario. Cioè, non è vero che assegnato il valore di tensione io so ricavare in maniera univoca quanto vale la corrente. Perché? Se io assegno un valore di tensione diverso dai grande, non ho nessun valore di corrente compatibile. Se io assegno il valore di tensione vari ai grande, ne ho addirittura infiniti di valori di tensione ammissibili, di corrente ammissibile. E quindi questo bipolo è controllato in corrente ma non in tensione. D'accordo? Questo stretto margine cerco adesso di introdurre, se questi ragionamenti mi sono chiari, il generatore ideale o indipendente di corrente. Ok. Se volete, questo bipolo che adesso andiamo a introdurre può essere studiato per dualità rispetto a quello che abbiamo appena visto, cioè possiamo ripetere le stesse considerazioni scambiando fra di loro il ruolo di tensione e di corrente. Quindi me la caverò rapidamente, poi ci riflettete voi indipendentemente. Allora, esso è rappresentato da questo simbolo, c'è una frecciolina qui dentro, vedete? È caratterizzato da un valore I grande che è omogeneo con una corrente, e sto procedendo proprio per dualità, e la caratteristica di questo oggetto è pari a I con E uguale I grande qualunque sia il valore di tensione, quindi indipendentemente da cosa scelgo per la tensione. Per esempio posso scegliere un riferimento di questo tipo per fare la convenzione dell'utilizzatore, tanto per rimanere sempre vigore. Fatemi chiamare I con I, se non qua ci confondiamo al caso precedente. Dicevo, indipendentemente dal valore di tensione, ho scelto questo riferimento, ma come già dicevo prima è inessenziale. La caratteristica è questa: I con I uguale I grande, a patto che la freccia del riferimento di corrente abbia la stessa direzione della freccia che è presente nel simbolo del generatore. Se avessi scelto l'altro riferimento avrei avuto I con I uguale meno I grande, ok? Volendo rappresentare graficamente la caratteristica, avrei chiaramente I con I una retta, questa volta verticale, se scelgo in questo modo di assi. Questo intercetto è proprio pari ai grande.
Ok? E su questo posso ripetere tutti i ragionamenti fatti prima sul generatore ideale di tensione per semplice dualità. Quindi provate a riproporre gli stessi ragionamenti, non è difficile, lo fate voi per esercizio, e troverete che questo è un dipolo attivo, che è un dipolo che è controllato in tensione, ma non è controllato in corrente, giusto il controllare in tensione, no? È così. Va bene. Oh, anche questi sono dipoli molto utili perché ci permettono di schematizzare molti oggetti che poi fisicamente sono usati per costruire i circuiti. Per esempio, se io considero la pila, la batteria di un procedimento per capirci, essa sotto certe ipotesi, in certi limiti, viene rappresentata bene da un modello matematico tipo generatore ideale di tensione. Per esempio, se io prendo una pila da 1,5 volt, la classica stiga e così via, essa sotto certe ipotesi può essere assimilata a un bipolo generatore ideale che eroga una tensione grande pari a 1,5 volt, costante nel tempo in particolare. Ok? Allora. Proseguiamo la nostra carrellata di dipoli. Dipolo cortocircuito. Rappresentato da questo simbolo. Una semplice linea, quindi più semplice non si può. La cui caratteristica è tensione ai morsetti del dipolo cortocircuito pari a zero, qualunque sia il valore di corrente. Se io chiamo in CC questa corrente, è essenziale chiaramente scegliere il riferimento visto la sua caratteristica. Io mettiamo un CC in CC, questo coincide con l'asse delle correnti, no? Questo è CC uguale a 0. Quindi il dipolo cortocircuito è semplicemente un dipolo che impone ai suoi morsetti tensione pari a 0. Questo è un nome, cortocircuito, che diciamo molto riecheggia quando si parla di questioni elettriche. Poi capiremo anche il perché del nome. Alla fine vedremo che lo vedremo a tempo debito, dai. Quando c'è un cortocircuito diciamo indesiderato in un circuito elettrico, il funzionamento, come diciamo, nel nostro immaginario già sappiamo, può venire pregiudicato. Vabbè, ma su queste cose poi ritorneremo, adesso non voglio fare anticipazioni. Quello che ci preme sottolineare è che noi possiamo definire rigorosamente il cortocircuito questo ben preciso bipolo statico nell'ambito della teoria. Vi voglio far osservare una cosa molto importante. Questo bipolo cortocircuito può essere visto come, diciamo così, caso limite di alcuni dei bipoli visti in precedenza. In particolare, per esempio, il bipolo cortocircuito può essere visto, scusate qui è difficile vedere concettualmente, ma spero non certo solo, può essere visto come caso limite di generatore ideale di tensione che eroga una tensione zero. Quando io ho un generatore di tensione che eroga tensione zero, sto imponendo la stessa caratteristica del cortocircuito, vedete, la stessa idea. Quindi, come già dicemmo la volta scorsa, noi possiamo tranquillamente sostituire, tra virgolette, un generatore
di tensione che eroga tensione nulla con un cortocircuito, nel senso che i due oggetti hanno la stessa caratteristica e quindi sono indistinguibili dal punto di vista del nodo. Ma non è tutto. In realtà il cortocircuito può essere visto anche come caso particolare di un resistore lineare con resistenza pari a zero. Che cosa infatti accade? Quando la resistenza è pari a zero, beh, lo vedete da qui, quando la resistenza è pari a zero, la tensione è pari a zero, qualunque sia il valore della corrente. Graficamente quello che accade è che la pendenza di questa retta diventa via più piccola man mano che la resistenza decresce, fino a diventare questa retta perfettamente orizzontale quando la resistenza è pari a zero. Quindi possiamo dire che il cortocircuito è anche assimilabile a un caso limite di resistore lineare con resistenza pari a zero. Vi faccio osservare che questo bipolo è passivo, ma non è strettamente passivo. Infatti la potenza assorbita da questo bipolo è sempre pari a zero, perché la tensione è sempre pari a zero. Però è pari a zero anche per valori di corrente diversi da zero, quindi non è strettamente passivo, è passivo ma non strettamente passivo. Viceversa, il resistore lineare, quando la resistenza è strettamente positiva, è anche strettamente passivo. Ok. Beh, poi questo bipolo lo vedete facilmente, questo cortocircuito intendo dire, è un bipolo che è controllato in corrente ma non è controllato in tensione, ed è un bipolo tempo invariante perché la sua caratteristica non varia a variare il tempo, è sempre pari a zero la tensione indipendente. Ok. Circuito aperto è un bipolo tale che la sua caratteristica è corrente varia a zero indipendentemente dal valore di tensione. Quindi se io stabilissi anche un movimento di tensione così, indipendentemente dal valore di tensione la corrente è pari a zero. Ok. Su questo oggetto possiamo ripetere per dualità tutte le considerazioni fatte. La sua caratteristica del piano ICA UCA è questa retta qui. Ok. Corrente pari a zero. Quello che possiamo dire è che per dualità il circuito aperto, vedete il simbolo non l'ho commentato ma è un filo interrotto, un circuito aperto, per dualità possiamo dire che questo circuito aperto può essere visto come caso limite di un generatore ideale di corrente che eroga corrente zero, no? Lo vedete qui sull'estrema destra, insomma, che è un caso limite abbastanza chiaro, no? Mi trovate? Ma è anche questo circuito aperto un caso limite di resistore lineare quando la conduttanza va a zero, ovvero la resistenza tende all'infinito. Perché vedete, via via che la resistenza cresce, la pendenza aumenta fino a diventare, diciamo, verticale per R che tende all'infinito. D'altra parte, quando R tende all'infinito, ovvero la conduttanza tende a zero, quando la conduttanza tende a zero, la corrente tende a essere indipendentemente dal valore di tensione. E quindi possiamo dire che il circuito aperto è anche caso limite del resistore lineare quando la resistenza tende all'infinito. Ok?
Anche su questo possiamo dire che questo è un bipolo passivo, ma non strettamente passivo. Possiamo dire che è un bipolo controllato in tensione, ma non è controllato in corrente. E possiamo dire che è un bipolo tempo invariante, perché la sua caratteristica è un variante, è sempre corrente, variante. Okay. Allora, altro bipolo statico che potremo trovare nel corso delle nostre lezioni è il cosiddetto interruttore o interruttore ideale, interruttore ideale, per non più subito. Faccio un esempio infatti. Allora, l'interruttore ideale è caratterizzato da un istante di tempo t con 0, quindi t con 0 è un tempo, tale per cui, per come l'ho disegnato, per t minore di t con 0 l'interruttore ideale è aperto, come si dice, e quindi l'oggetto si comporta come un circuito aperto. Quindi se io chiamo e B la tensione e la corrente, semplicemente così, per t uguale minore di t con 0 la corrente è pari a 0, mentre per t maggiore o uguale di t con 0 la tensione è pari a 0. È un oggetto, cioè, che per certi istanti di tempo si comporta da circuito aperto e per certi altri istanti di tempo si comporta da cortocircuito. Questo che ho disegnato è un interruttore in chiusura, per cui prima è aperto e poi è chiuso, quindi prima si comporta circuito aperto e poi da cortocircuito. Potrei fare un interruttore in apertura, chiaramente, che fa il contrario, allora, sono banalità, penso che il concetto sia chiaro. Questo è un bipolo per sua natura stessa tempo variante, perché la sua caratteristica varia nel tempo. C'è poco da dire. Ok? Altri bipoli statici poi li vedremo. Forse vabbè, posso accennarvi qualcosa. Esistono, allora, questi sono, diciamo, i principali che noi ci troveremo ad affrontare nella stragrande maggioranza dei casi di nostro interesse, per un motivo che vi sarà chiaro tra poco. Ci sono poi vari altri bipoli statici che sono importanti, che magari vi do un cenno, giusto per completare il quadro, poi li tratteremo marginalmente, saranno invece oggetto di studio abbastanza approfondito nei corsi successivi. Però è importante sapere che rientrano in questa tipologia. Per esempio abbiamo il diodo, diciamo prima quello ideale, la cui caratteristica nel piano IV, come vedete, un V sulle ascisse e I sulle ordinate adesso, è questo che vi sto ricalcando, queste due semilette che vi sto ricalcando. Ok. Questo diodo si chiama diodo ideale perché è la schematizzazione ideale, appunto, di un oggetto invece che realmente si riesce a costruire, che è il diodo, la cui caratteristica è questa qui,
è un'esponenziale in questa zona, quindi cresce molto rapidamente, ma non è perfettamente verticale come nel caso di altri. Ok? Poi ci sono molti altri oggetti che possono essere considerati come facenti parte di questa famiglia dei bipoli statici. Ok? Però questi che abbiamo visto sono certamente quelli di nostro interesse più specifico. Allora, vi dicevo, noi tratteremo essenzialmente circuiti, salvo qualche piccola eccezione, circuiti in cui saranno presenti tutti questi bipoli messi in campo oggi, sostanzialmente tranne i diodi, va? Da qui. Il motivo risiede nel fatto che il modello matematico che viene fuori in questi casi è un modello matematico che è particolarmente semplice da risolvere. Qual è il concetto? Allora guardiamo questa prima lavagna. Il cortocircuito e il circuito aperto sono dei casi particolari di questi, quindi quello che vale per questi varrà anche per quelli. No, i diodi li lasciamo da parte per il momento. Allora, se io guardo questi tre bipoli, quindi anche il cortocircuito e il circuito aperto, osservo che le caratteristiche di questi bipoli qui nel piano tensione corrente sono rappresentati da delle rette. Sono tutti rette con varie pendenze, varie intercette e così via, ma sempre rette sono. Cioè sono funzioni lineari. Lineari non omogenee eventualmente, ma sono sempre lineari. E in effetti un circuito fatto da bipoli statici di questo tipo, quindi resistori lineari, generatori ideali di tensione, generatori ideali di corrente, più eventualmente cortocircuito e circuito aperto, che sono dei casi particolari, si chiamano circuiti statici lineari. Sono statici perché sono fatti di bipoli statici, lineari perché i bipoli componenti hanno delle caratteristiche che sono delle rette del piano tensione corrente. Ok? Qual è la conseguenza sul modello matematico? Allora, la conseguenza sul modello matematico è molto importante. Allora, cerchiamo di metterlo in piedi. Vediamo un po' così vi posso aiutare con lo slide che presenta il bipolo. Accade al modello matematico di una rete quando sono presenti questi bipoli che sono qui sulla lavagna adesso. Allora, ricordiamo come è fatto il modello matematico. Legge di Kirchhoff alle correnti, legge di Kirchhoff alle tensioni, caratteristiche. Allora, legge di Kirchhoff alle correnti, matrice di incidenza ridotta per il vettore delle correnti uguale 0. Ok? Legge di Kirchhoff alle tensioni, matrice di incidenza maglia larga per vettore delle tensioni uguale 0. Adesso devo scrivere le caratteristiche, qui devo prestare un po' di attenzione, perché adesso queste caratteristiche dipendono dalla natura dei bipoli che io ho messo in gioco, che sono quelli alla lavagna. Allora, come posso descrivere in termini generali tutte queste caratteristiche? Allora, se io ci penso, il genetico di questi bipoli, ok, può essere la caratteristica, scusate, del generico di questi bipoli può essere scritta in
questo modo, come una funzione lineare affine, diciamo, no? Tutti questi bipoli rientrano in questa tipologia qui come caratteristica. Per esempio, qui il bipolo resistore lineare V con R uguale R per I con R potrà essere rappresentato da una caratteristica in cui qui al posto di alfa c'è meno R, al posto di beta c'è meno 1, al posto di gamma c'è 0, no? Se io volessi rappresentare il generatore ideale di tensione, scriverei alfa pari a 0, beta uguale 1 e gamma pari a I grande. Mi trovate? E così per il generatore ideale di corrente scriverei alfa pari a 1, beta uguale 0, gamma uguale a I grande. E vabbè, poi gli altri sono banali. Rientrano quindi tutti quanti in questa tipologia generale. Se io li metto quindi tutti insieme, questo sul sito, se io li metto tutti quanti insieme, come potrò scrivere le caratteristiche dei termini generali? Una certa matrice per il vettore delle correnti, questo sarebbe l'analogo di questo alfa, più una certa matrice per il vettore delle tensioni, l'analogo di questo beta, uguale un certo termine noto, analogo di gamma. Ok? Quindi, se io metto L di questi bipoli tutti in fila, le loro caratteristiche complessivamente potranno essere scritte in quella forma matriciale compatta. Trovate? Poi faremo subito degli esercizi per rendercene conto, ma penso sia abbastanza chiaro da subito. La cosa che vi faccio notare è che in questo termine noto B, che sarebbe l'analogo, il corrispondente di gamma sul singolo bipolo, ci sono i valori di tensione e di corrente erogati dai generatori ideali di tensione e di corrente, cioè i valori E grande e I grande stanno nascosti in questo. Ok? Viceversa, se io ho un resistore lineare, tanto per dire, il termine B corrispondente sarà 0, perché la caratteristica omogenea. Trovate? Chiaro per tutti? Bene. Questo quindi è il modello matematico di una rete fatta di questo tipo di bipoli. Posso andare ancora oltre a livello di simbologia per condensare ancora di più i significati. Posso ad esempio costruire una matrice di matrici per mettere ancora in maniera più sintetica il modello matematico in evidenza. Allora, guardate, lo faccio prima e poi lo commentiamo più facile. Che cosa ho fatto? Ho riscritto in forma matriciale questo sistema di equazioni, costruendo una matrice con le matrici A, B, eccetera. E infatti, guardate che cosa viene fuori. Se io applico le solite regole del prodotto matriciale, che io ben conosco, riga per colonna, che cosa ho dal primo blocco di operazioni? A per I più 0 per B, questa è una matrice fatta da tutti i zeri, 0 per B uguale 0. Esattamente le leggi di Kirchhoff alle correnti. Analogamente qui, 0 per I più B per B uguale 0 mi restituisce le leggi di Kirchhoff alle tensioni, M per I più N per B uguale B mi restituisce le caratteristiche. Ok? Quindi io alla fin fine per questo tipo di circuiti riesco a formulare il modello matematico in questi termini: una certa matrice T per tutto questo matricione girato, per un vettore X di incognite che sarebbero tutte le correnti e tutte le tensioni, uguale un termine noto. Per inciso, la matrice T, questa matriciona qui complessiva, si chiama matrice di Tableau. X, ripeto, è il vettore delle incognite,
quindi io metto in fila in un unico vettore colonno prima tutte le correnti di lato e poi tutte le tensioni di lato, sono tutte le mie grandezze incognite del circuito, le due L famose che dobbiamo fare. E poi vabbè, C è un termine noto, vedete, infatti tutti zeri tranne che in corrispondenza dei generatori ideali di tensione e di corrente, dove ci sono quei valori E grande abbiamo visto. Bene, le dimensioni possiamo studiarle facilmente. Vediamo quante righe e quante colonne ci sono per la matrice T grande. Allora, numero di righe, allora, queste sono n-1, perché abbiamo scritto n-1 equazioni indipendenti ai nodi, no? Ricordate la legge di Kirchhoff alle colonne. Queste sono L-N-1, ricordate le questioni di albero e quadro che abbiamo dipinto. Queste sono il numero di L perché sono le caratteristiche, tanti quanti sono i lati, quindi L. In totale sono 2L righe. Il numero di colonne è ancora pari a 2L perché sono pari al numero complessivo di tensioni e di correnti. Quindi la matrice T è una matrice quadrata, 2L per 2L. Facciamo un paio di osservazioni. La prima è che quindi da questi ragionamenti che abbiamo fatto capiamo immediatamente perché abbiamo chiamato circuiti statici lineari quelli fatti da questi tipi di bipoli, perché il motivo è che il modello matematico che viene fuori è un modello matematico del tipo matrice per vettore uguale termine noto, cioè un modello con un sistema di equazioni lineari. Bene, ma se è vero questo, allora noi possiamo in qualche modo generalizzare questa definizione che vi ho appena dato, la definizione di circuito statico lineare. Per me un circuito statico lineare sarà un circuito fatto da bipoli statici la cui caratteristica potrà essere messa in quella forma generale, m per i più n per b uguale b. Anche tutti gli altri oggetti che poi troveremo via via nel corso delle lezioni che rientrano in quella tipologia, una volta messi dentro un circuito daranno sempre luogo allo stesso modello matematico, purché appunto sia di quella forma, e quindi tutti quei circuiti saranno circuiti statici lineari che si risolveranno tutti allo stesso modo perché il modello matematico ha la stessa natura. Ok? Quindi tra qualche lezione torneremo, che so, generatori controllati, trasformatori e così via, vedremo, devo farlo notare ovviamente, che tutti rientrano in quella tipologia e quindi i circuiti che vengono fuori sono ancora circuiti lineari statici. Okay? Quindi è un po' più generale quello che stiamo dicendo. Okay. Poiché siamo arrivati, dico questa cosa e poi facciamo un po' di cose, poiché siamo arrivati a un modello matematico di questo tipo, possiamo subito dire qualcosa questo proposito, sulle proprietà matematiche di questo modello. In particolare possiamo immediatamente stabilire una condizione necessaria e sufficienza di esistenza e unicità della soluzione in un circuito lineare statico. In particolare potremo enunciare, se volete, con un teorema che afferma che un circuito lineare statico, cioè un circuito con queste proprietà che vi ho appena enunciato, è univocamente risolubile se e solo se la matrice di Tableau è invertibile. Quindi questo è, diciamo, l'enunciato del teorema. Adesso cerco di spiegarvi che cosa sto dicendo. Allora, il modello matematico è questo: T per x uguale c. X è il vettore di tutte le incognite, tensioni e correnti e tensioni messe in fila. Risolvere un circuito, vi ricordate cosa significa? Significa trovare esattamente x, tutte le correnti e tutte le tensioni. Quindi, per essere univocamente risolubile, un circuito deve avere un unico valore ammissibile di x che soddisfa il modello matematico, questo stiamo dicendo. Ebbene, poiché il modello matematico è un sistema di equazioni lineari rappresentato da quell'espressione lì, t per x uguale c, l'algebra ci insegna che affinché un sistema di equazioni sia lineare,
sia univocamente risolubile e che la matrice che lo rappresenta sia invertibile. Questo ce lo garantisce l'algebra. E in particolare, detta T a meno 1, l'inversa della matrice T supposta invertibile, la soluzione X altro non è che T a meno 1 per C, cioè l'inversa della matrice di Tableau per il vettore di termini. Questa è la soluzione del C. Quindi, ripeto quello che ho detto, per un circuito lineare statico, condizione necessaria e sufficienza di esistenza e unicità della soluzione di questo circuito è che la matrice di Tableau T grande, così definita, sia invertibile. E in questo caso la soluzione unica del circuito è data da X uguale T a meno 1, inversa della matrice T, per il termine noto C. Corollario, se in un circuito lineare statico non ci sono generatori ideali di tensione e di corrente, quanto vale la soluzione? Zero. Se non ci sono questi generatori ideali, il termine noto è identicamente nullo. Vi ricordate, prima vi ho fatto osservare, qui dentro ci sono e grande. Se questi bipoli non ci sono, qui sono tutti zeri, e quindi quando io faccio T a meno 1 per C, se C è tutti zeri, viene zero. Quindi se non ci metto generatori in un circuito lineare statico, le correnti e le tensioni sono identicamente nulle.